Audio Jungle. Buonasera e bentornati a Wisp Sport per tutti, la trasmissione della Wisp Abruzzo Mondo con la quale vi vogliamo far conoscere il mondo Wisp. Come vi avevo annunciato alla nostra prima puntata, parleremo dei, tra le altre cose, anche dei vari settori di attività di cui appunto la Wisp si occupa. E oggi abbiamo come ospite Cinzia Mazzocco, eccola qua, l'avevo persa per un secondo. Ciao Cinzia, benvenuta. Ciao Coronata, felice di essere qui con te. Grazie per essere venuta, che è la responsabile del settore di formazione, nonché del settore di attività fitness e palestre. Allora Cinzia, tu sei entrata nel mondo Wisp, ma ci sei entrata in maniera anche, come dire, pesante, con una bella caratura, perché fai parte del consiglio direttivo regionale della Wisp Abruzzo Molise e sei subito entrata a far parte e a prenderti la responsabilità del settore della formazione. Insomma, com'è che hai vissuto, stai vivendo questi primissimi giorni? Allora, Coronata, sì, mi sono trovata catapultata in questo fantastico mondo Wisp, è stata una novità bellissima e veramente mi sono trovata in una realtà che io non conoscevo prima, solo esternamente, in una realtà molto forte, molto estesa, nel senso che noi siamo una realtà, non rappresentiamo il Molise e l'Abruzzo, ma siamo tutta Italia. E, ho preso questa nuova avventura con grandissimo entusiasmo, come faccio abitualmente, e mi piace proprio catapultarmi nelle nuove situazioni, e anche perché questo mi dà molto stimolo, mi dà sprinting, la voglia di fare. E, nello specifico mi hanno scelta per la formazione. La formazione è una grande avventura. E sono stata già nel mondo della formazione in altre situazioni, in federazioni, in enti di formazione, quindi ho un mio bagaglio di esperienza personale che sicuramente non completa la mia persona, nel senso che comunque io parto dal presupposto che bisogna formarsi sempre e bisogna continuamente aprire i propri orizzonti e strutturare sempre, solidificare sempre e rinforzare sempre in maniera completa quello che già si sa e quello che si deve imparare. E, ci vuole del tempo, però la formazione di per sé richiede del tempo e non bisogna pensare alla formazione come un cassetto che si apre e dove si mettono dentro tante informazioni, no, è quello chiuso, assolutamente. Bisogna, come dicevo prima, trovare il tempo per formarsi, per assimilare e per comprendere. E questo fa sì che poi si riesca a diventare dei tecnici qualificati che possono poi quindi allargare ancora di più quello che è il mondo Wisp. Quindi io ho tanta voglia di fare, ho trovato tutte persone disponibilissime nell'insegnarmi quello che io non so del mondo Wisp, perché proprio come dicevi tu in Coronata mi sono catapultata proprio in questa realtà. Quindi le persone che mi stanno intorno sono disponibilissime e mi vogliono bene, vogliono bene a loro e mi stanno aiutando anche in questi primi passi. Infatti abbiamo
strutturato un primo corso che è quello delle unità didattiche di base, che parla di tutta quella che è la realtà WISP, di tutte le sue forme fiscali, di politiche, amministrative, tutto. Quindi la prima cosa è imparare, io personalmente imparerò tanto da questo corso e gli altri per avvicinarsi a questa realtà. Da lì questo sarà un punto di partenza, la startup di una situazione che andrà sempre a crescere, perché poi dopo questo partirà la formazione concreta nel mondo tecnico di tutte le discipline che fanno parte del mondo WISP. Io in particolare, come dicevi tu, incoronata seguirò la parte che riguarda il fitness e le palestre, però affiancherò tutti gli altri nella realizzazione degli altri corsi di formazione. Bene, allora Cinzia, ci hai già parlato più o meno esaurientemente, perché già hai esaurito almeno quello che hai fatto finora per quanto riguarda il settore di formazione, che è determinante e fondamentale soprattutto in questa fase di ripartenza. Però io con te ora volevo anche parlare di un altro settore di cui sei la responsabile, visto che tu comunque già operi in questo ambito, che è quello del fitness, delle palestre. Cosa pensi di poter proporre? Cosa hai in mente? E poi ti faccio altre domande un po' su quello che è stato purtroppo questo abbondantissimo anno di lockdown e di chiusure. Intanto partiamo con cosa hai in mente? Allora, la formazione per quanto riguarda il fitness, come in tutte le altre discipline, credo, è abbastanza articolata. Io parto dal presupposto che però bisogna creare le basi. Le basi sono quelle che ti danno, la possibilità di costruire tutto il resto. Nel fitness e nelle palestre, la base sicuramente è un corso di formazione in un settore specifico che possa essere il fitness musicale, che possa essere l'istruttore di sala, per poi allargare questi orizzonti. Bisogna prima sapere quella che è la formazione base, cioè bisogna conoscere, io dico sempre che per fare una torta ci vogliono tutti gli ingredienti e non possono assolutamente essere saltati, mancati l'uno o l'altro. E quindi tutti gli ingredienti rappresentano appunto le basi per costruire. Il corso di formazione base dà una formazione globale su quella che è l'aspetto tecnico, l'aspetto sociale, perché il tecnico comunque riveste un ruolo sociale, in quanto comunque ha sempre a che fare con un atleta o con anche una persona che abbiamo nel nostro settore, si chiamano la signora Maria, nel senso la signora Maria si affiancherà al fitness come si affiancherà alla ragazza di 20 anni che invece ha comunque delle aspettative diverse. Quindi la base è comprendere come approcciare queste persone e quale strategia utilizzare sia dal punto di vista di approccio emozionale, dal punto di vista funzionale, quindi dell'allenamento. Quali sono le basi dell'allenamento? Si lavora sull'anatomia, sulla fisiologia, sugli aspetti di primo soccorso e poi da qui ci si capillarizzerà poi nelle varie specializzazioni che possono essere di settore olistico, di settore funzionale e insomma c'è veramente tanto, tanto da fare, tantissimo. Non ci si annoierà sicuramente. Certo, allora ascolta, tu sei anche istruttrice di una palestra, gestisci una palestra. Come hai gestito, o meglio, come sei riuscita a sopportare questo lockdown così lungo con la tua attività, non solo per ordini di ragioni economiche, insomma, anche per quanto riguarda proprio la necessità di fare attività e anche di svolgere il proprio lavoro? Allora, sottolineo, non gestisco una palestra, ma sono responsabile del settore fitness in questo centro. Quindi non gestisco poi io direttamente. E però per me è la stessa cosa, nel senso che agisco allo stesso modo. E non è assolutamente facile ancora, non è stato facile e non è facile ancora adesso. Ti dico, realmente, il primo lockdown è stato forse meno pesante perché, come tutti, per tutti c'è stata
concedetemi il termine, la novità, cioè la situazione diversa, l'aspetto, un aspetto sociale diverso. Quindi l'alternativa che noi abbiamo avuto durante il primo lockdown e durante questo è appunto offrire un servizio online. Io ho riscontrato durante il primo lockdown un interesse più forte, una motivazione più forte e quindi una partecipazione e una presenza maggiore. E, è stato anche più breve forse rispetto, non forse, è stato molto più breve rispetto a questo. E effettivamente vi dico che online si perdono tante cose e soprattutto quello che è l'aspetto sociale, no? Lo sguardo condiviso. È vero che io online controllo il lavoro di tutti e gli altri mi vedono, però comunque non c'è mai un contatto individuale, cioè che può essere uno sguardo, una correzione, oppure anche toccare una spalla per dare un senso di sicurezza. Quindi sicuramente non essendoci state queste cose, e all'inizio c'è stata la voglia forte di continuare ad allenarsi, a stare insieme, ma poi più forti sono diventate le situazioni esterne e è andato un po' scemando, non di interesse, la voglia proprio di avere questo impegno forse. Però in realtà si è poi verificata un'altra situazione e è aumentato tantissimo online il lavoro individuale, quindi si è lavorato molto di più, cioè la gente ha scelto di avere un servizio migliore perché il lavoro è concentrato sulla tua persona, solo per questo, e tu persona ti senti comunque più controllata, e come se ci fosse un rapporto umano, come se fossimo in presenza, no? E, è stato devastante per tutti, quindi non devo raccontare niente, sappiamo tutto, e noi abbiamo avuto dei piccoli ristori che ci hanno aiutato. Però non è facile andare avanti, anche perché le limitazioni per lo sponsor sono state veramente forti e tante. Quindi sicuramente non è stato facile, però io noto anche che la gente ha voglia di incontrarsi, di fare attività all'aperto, quindi stiamo facendo anche delle attività all'aperto dove è concesso con le debite distanze, con dei piccoli gruppi. E spero che presto almeno un breve momento di ripresa alla normalità ci sarà. Spero questo per tutti. Beh, come ben sai, dal 26 aprile ci sono dei provvedimenti legislativi nazionali che prevedono queste riaperture, anche se calmierate. Ed è prevista anche la riapertura appunto per le palestre, le piscine. Più o meno quando pensi che potrete tornare non alla normalità, ma potrete tornare in presenza? Non credo prima del 1° giugno. Con le piscine chiuse e anche le palestre non credo prima del 1° giugno, mentre all'aperto noi già potremmo, le piscine all'aperto metà maggio, e mentre le attività in piccoli gruppi individuali all'aperto possono in realtà già svolgersi. E non prima, purtroppo è chiuso non prima del 1° giugno. Ok, un'altra cosa volevo chiederti. In qualità di istruttrice, quale consiglio ti senti di poter dare a quelli che seguono i video tutorial da casa e che in realtà molto spesso si fanno male proprio perché l'istruttore non sta in presenza? Non seguite i video tutorial. L'attività, anche se online, deve essere diretta. L'insegnante, l'istruttore, il tecnico deve avere la possibilità di correggere, questo io lo dico sempre. Tutte le persone che partecipano alle mie lezioni sanno che prima di iniziare devono posizionare la telecamera e la loro figura in modo tale che io possa controllare il loro lavoro e possa correggermi, perché purtroppo sbagliare è facile. E quindi assolutamente i video tutorial possono essere seguiti da chi ha un'esperienza tale che gli permette di eseguire determinati esercizi in sicurezza, altrimenti affidatevi almeno per il momento a dei corsi online con l'istruttore in presenza. Quindi fondamentalmente i tutorial, se non siamo proprio esperti praticanti delle palestre, è preferibile non usarli.
e invece seguire i corsi online che moltissime palestre, tantissimi istruttori o personal trainer hanno messo a disposizione della propria utenza. Effettivamente l'incidenza delle persone che hanno fatto attività grazie a questi tutorial, o motivati forse da questi tutorial, anche molto carini perché poi graficamente, musicalmente erano avvincenti, ma di fatto poi creavano appunto delle situazioni in cui ti prendevi uno strappo, ti si bloccava la schiena. Quindi insomma, voglio dire, forse non è stato poi così salutare. Fare molta attenzione. Altrimenti seguire dei tutorial fatti da persone che sanno trasmetterti un esercizio, o quantomeno cercano di farti fare degli esercizi che non siano talmente complessi dal punto di vista tecnico nella loro esecuzione, così da incorrere negli errori che ti portano appunto degli infortuni. Va bene, allora siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione. Arrivederci e grazie a Cinzia Mazzocco. Ciao Cinzia. Grazie a te, giornata, grazie a tutti. Ricordiamo, responsabile del settore formazione e fitness palestre della WISP Abruzzo Molise. Arrivederci e grazie anche al pubblico che ci ha seguito da casa e appuntamento alla prossima settimana con WISP Sport per tutti. Audio Jungle.